Vediamo adesso un altro articolo, stavolta tratto da un'altra rivista libertaria online, che è Il Miglio Verde, la voce degli indipendentismi. Tra l'altro ritroviamo la libreria del Ponte di Bologna, Indipendenza e Libertà, sono la nostra missione, troverai libri, da noi troverai i libri migliori dei migliori autori. E vediamo anche le immagini di Rothbard, Bastiat, economista francese dell'Ottocento, Mises, economista austriaco, e Gianfranco Miglio, esponente liberale italiano. Questo articolo si intitola Che cos'è il mercato? È una regola semplice per un mondo complesso. La soluzione che propone l'autore per molte questioni di politica pubblica è lascia che se ne occupi il mercato. Questo perché quasi tutti i problemi che si possono immaginare è più probabile che vengano affrontati con efficienza, correttezza e buoni risultati dal mercato piuttosto che dallo Stato. Infatti, un governo di esperti centralizzato, quindi una pianificazione centrale dello Stato, impone la stessa soluzione a tutti. Invece, i problemi con cui abbiamo a che fare necessitano di un'organizzazione incredibilmente più complessa di una pianificazione centrale. Per questo bisogna rivolgersi al mercato piuttosto che all'intervento statale. Perché nessuno, neanche un pianificatore centrale, neanche una commissione di esperti, anche ammesso che siano in perfetta buona fede, possiedono di per sé le informazioni e le conoscenze sufficienti per determinare i migliori metodi per risolvere il problema. Al contrario, il mercato significa milioni di persone creative, ciascuno con una diversa prospettiva, scampoli di conoscenza e proprie intuizioni, che danno ciascuna persona di questi il suo contributo e con le proprie idee, i propri sforzi verso la risoluzione del problema. Quindi non ci si affida ad un'unica soluzione, ma in un processo decentralizzato, capace di suscitare molti esperimenti concorrenti, vengono scoperte in modo spontaneo le soluzioni che funzionano meglio, quindi attraverso un processo di libero mercato. Il processo di mercato è molto più efficiente della razionalità individuale o della razionalità di un gruppo di esperti. È un processo flessibile che incoraggia la creatività e impedisce che un gruppo di persone imponga la sua propria visione sugli altri. Dunque, lascia che se ne occupi il mercato significa: non ho un piano semplicistico per affrontare questo problema, rifiuto i piani semplicistici, ritengo che solo un'istituzione competitiva decentralizzata e con un affidabile meccanismo di feedback, il mercato, sia l'unico davvero affidabile per scoprire e implementare il processo per risolvere il problema. Però attenzione, non basta togliere di mezzo lo Stato per creare pace e prosperità. Questa è un'altra cosa importante perché ingenuamente siamo portati a pensare che tolto di mezzo lo Stato si crei spontaneamente l'ordine naturale di mercato, ma in realtà non è così. Il mercato necessita di uno stato di diritto che assicuri che i diritti di proprietà siano sicuri e possano essere scambiati liberamente. Quindi lo Stato può avere un ruolo, quello di proteggere i diritti di proprietà. Inoltre, i mercati richiedono una cultura in cui il commercio possa fiorire. Quindi il commercio ha bisogno di istituzioni legali. Senza questi prerequisiti non può esserci alcun mercato per affrontare i problemi. Quindi non si può semplicisticamente dire tutto sarebbe meraviglioso se solo lo Stato sparisse, ma se le istituzioni necessarie funzionano a dovere e assicurano il rispetto di quei diritti che dicevamo prima, allora i mercati diventano incredibilmente creativi e affidabili. Affidarsi ai mercati per affrontare ogni questione, ogni problema è la cosa più saggia. Purtroppo però troppo spesso le persone si convincono che i grandi problemi sociali possano essere risolti soltanto assegnando il compito di risolverli a un particolare gruppo di persone e seguendo particolari procedure, secondo la logica che se ne deve occupare lo Stato. Questa invece è un vicolo cieco, è il segno di una fede ingenua e infondata. La fede ingenua e infondata è che le persone investite da un tale potere non ne abuseranno. Che i politici nominati possiedano o possano scoprire le risposte migliori rispetto a milioni di persone impegnate a cercare una soluzione, ognuna alla sua maniera, scommettendo le loro risorse e la loro reputazione sui propri sforzi. Quindi
Quindi è una fede ingenua e infondata che le soluzioni definite negli statuti e nei regolamenti siano delle soluzioni vere e efficienti. Dunque le soluzioni ai problemi sociali e complessi necessitano il coinvolgimento del maggior numero possibile di menti creative, e questo è esattamente ciò che assicura il mercato. Qui ho preparato una mia breve sintesi dell'articolo e poi una considerazione finale. Cos'è il mercato? Una regola semplice per un mondo complesso. Quasi tutti i problemi vengono affrontati con maggiore efficienza, correttezza e buoni risultati dal libero mercato piuttosto che dallo Stato. A differenza di un governo centralizzato di esperti che impone la stessa soluzione a tutti, il mercato è un'organizzazione decentralizzata, incredibilmente complessa, flessibile e creativa, capace di escogitare molte soluzioni concorrenti e scoprire quali funzionano meglio, molto meglio di quella di un gruppo di esperti. Purtroppo spesso le persone credono che per i grandi problemi sociali vadano nominate commissioni, definite procedure e regolamenti, con la fede ingenua e infondata che i politici, le persone investite da quel potere non ne abuseranno e sappiano trovare soluzioni migliori rispetto al gran numero di menti creative e coinvolte nei processi di mercato. Affidare al libero mercato la soluzione dei problemi complessi è la scelta più saggia, tuttavia il mercato necessita di uno Stato di diritto che assicuri i diritti personali e di proprietà. Considerazioni finali: secondo gli studi degli economisti di scuola austriaca, i pianificatori politici saranno sempre inefficienti nella gestione dei problemi, per il semplice motivo che nessun gruppo di persone, per quanto competenti, onesti, animati dalle migliori intenzioni, cose già lontanissime dal vero, può disporre della mole di informazioni necessaria per governare fenomeni di estrema complessità intrinseca come quelli sociali ed economici. Queste informazioni infatti non sono disponibili al gruppo dirigente perché sono frammentate, disperse nel tessuto socio-economico da cui non possono essere estratte in una forma utilizzabile. Solo il libero mercato è in grado di riorganizzarle in un processo spontaneo che trascende la consapevolezza di qualsiasi autorità politica incaricata di pianificare interventi centralizzati.